Hai visto questi cappelli da prete? Li avevi mai visti? Stanno andando nell'acqua? No, appena ci sono assicurata che mi sono andata ora in lavoro. Ah, ho capito. Sto cercando di capire. Sì, guarda, quello che vedi è il primo piatto. Stiamo preparando questi cappelli da prete che vedi, abbiamo appena messo nell'acqua, con la carne di maiale, quindi ragù di maiale e di agnello. Sì, sì. Leggerini questa sera, veramente. Rossella. Veramente io ancora non sono spiegata. Ah, quanti anni hai, Rossella? Ah, giovanissima allora, sei giovanissima. Però... Come si chiama? Francesca. Francesca, salutiamo anche lei. Quindi cucinate spesso? Oggi noi abbiamo fatto una torta al cioccolato. Ah sì, la torta al cioccolato. Com'è venuta? Lo immagino, viene buona a tutti quella torta perché è molto semplice da preparare. Quella torta che mi ha fatto mi fa piacere che tu stasera abbia chiamato, così ci hai messo al corrente. Mi auguro di risentirti qualche altra volta, Rossella. Ok, benissimo, Rossella. Buona serata. Grazie anche a te. Ciao. Ciao. Ecco questi cappelli da prete. Signora? La signora Guaiana, dicevo. Che bella gonnellina che ha questa sera. Ma si vuole fare vedere? Volete venire a farvi vedere, no, Guaiana? Molto volentieri. Venite tutte e due. Tutte e due le gonnelline voglio vedere. Sì, ecco, sì, sia da una parte pronto, che dall'altra. Bene. Intanto andiamo a versare la carne nella padella. Eccola. Ed ecco anche le due amiche hawaiane. Guardate quanto sono carine. È vero, anche se siamo di due ceti diversi. Infatti, abbiamo la parte ricca e la parte povera delle Hawaii, Leo. Vedi come siamo ricchi. Anche lo nostro, le Hawaii. Vedi, invece io non porto gioielli, non porto... Noi siamo... A parte mille, non ti preoccupare, dai, domani te ne porto. Grazie. Voi invece andate all'antica, quella andava... più moderno, più moderno, sì, infatti. Io sono complimenti per il look e per la gonnellina. Grazie, è vero, siamo venute molto. Però sì, lei ovviamente è proprio il signor. Ah, ecco, giustamente. Ecco, non volevo dirlo proprio in diretta, però sì, io devo ringraziarla, signora, mi ha comprato questo vestito molto bello. Sì, molto bello. Altrimenti io devo venire solo con noce di cocco. L'avremmo mangiata almeno. No, vuota, perché me la mangio io. Grazie, volete pure tornare. Anzi, Rossella, io volevo chiederti se posso andare perché devo andare a zappare. Quindi... Addirittura? Sì, perché noi lavoriamo molto, noi lavoriamo con le braccia. Ah, sì? Sì, quindi diciamo dobbiamo coltivare. No, il trattore purtroppo non c'è ancora. Non disponiamo del trattore, quindi diciamo, tu mi permetti. Prego, di andare a lavorare. Vai. Ti ringrazio per avermi invitato. Grazie a te. E complimenti per la trasmissione. Grazie per la visita. Grazie. Un saluto da tutte le Hawaii. Grazie, arrivederci. Ed ecco che la pasta sta crescendo, perché questi capelli non rimangono piccolini, ma già stanno crescendo, vero Leo? Sì. Cappelli dei preti, certo. Sono le 20:30 e tutto va bene. Le 20:30 sono, sì. Ancora c'è tempo, Leo, non ci corre dietro nessuno, quindi senz'altro faremo assaggiare questi cappelli. Pronto? Buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Salvatore da Borgia. Ah, benvenuto, signor Salvatore, buonasera. Niente, volevo sapere come si fanno questi cappelli dei preti. Sì. Cappelli, li abbiamo chiamati cappelli da prete, signor Salvatore. Glielo spieghiamo. Allora, signor Salvatore, per preparare l'impasto di questi cappelli abbiamo bisogno di 500 grammi di farina bianca, poi 5 uova, un mezzo un cucchiaino di sale e bisogna lavorare l'impasto. Dopo aver lavorato bene questo impasto abbiamo realizzato questi cappelli che lei vede, abbiamo fatto dei quadratini, poi li abbiamo piegati in due a forma di triangolo e arrotolati su se stessi in modo tale da dare la forma dei cappelli. Ora li abbiamo messi nell'acqua e poi andremo a condire questa pasta con il ragù di agnello o ragù di maiale.
telefono. Molto semplice. Sì, niente, volevo mandare un messaggio. A chi? Mi dica. A mio cognato Paolo. Che cosa cucina? Ma lei è il signore del messaggio della suocera l'altra volta? No. No. Perché un signore del suo paese ci diceva che la suocera mette troppa carne nelle polpette, quindi suggeriva alla suocera di mettere più carne e meno pane. Lei invece che messaggio vuole mandare? Sentiamo. No, e niente, io mangiare di meno, perché mangio un po' troppo, perché sono tante cose che vedere la voglia. Ah sì, stuzzichiamo l'appetito anche, la voglia di cucinare a sua cognata. Bene, come si fa, tutta la bella moglie che vuole cucinare. Addirittura, va bene, noi siamo qui anche per questo, ovviamente non bisogna esagerare. Come si chiama sua cognata? Assunta, la signora Assunta, comunque siamo contenti che almeno prenda spunto dai nostri consigli, dai nostri suggerimenti. Poi è vero, signor Salvatore, è anche bello una volta che si vedono in onda in diretta queste ricette, è bello anche poi provare a farle, comunque divertirsi anche a casa, è vero? Perché fa il tempo, e chi li aumentano? Infatti, va benissimo, noi salutiamo sua cognata e ringraziamo anche lei, signor Salvatore. Ok, tanti saluti a tutti. Grazie, buonasera. Ed ecco che vediamo qui nella padella il sugo, nella pentola questi cappelletti da prete. Quindi sia ragù di agnello che ragù di maiale. Tutti e due, sì. Ecco qua. Ecco che versiamo i cappelletti, ovviamente non sono già cotti, però a metà cottura, comunque quando mancano pochi minuti li aggiungi lì, così sono già cotti, già pronti sono, dici? Quindi li lasciamo poi un altro po' di minuti insieme alla carne. Ricordiamo che anche questi cappelletti saranno sul nostro sito mchef.tv. Ragù di maiale e ragù di agnello. E abbiamo aggiunto quindi i cappelletti. Ora li mescoliamo bene in modo tale che si prendano anche di sugo. Ah, che buon profumo, vero signora Yolanda? La carne, una carne leggerina, pulcinella, come piace a lei. Buona. Il formaggio, mettiamo anche il formaggio, certo. Formaggio parmigiano. Una buona manciata di formaggio, ed è perfetto. Pecorino, ok. Ah, bellissimo piatto, veramente invitante, con un profumo incredibile. Ovviamente la carne di maiale emana un odore particolare, intenso. E in questo periodo soprattutto molta gente si potrà divertire anche a preparare questi cappelletti, visto il periodo, visto che ognuno fa il maiale, vero signora Yolanda? Certo. Sì. Saltiamo bene la pasta. Oh, benissimo. E tra poco anche la madre superiore mangerà i cappelletti, certo, dei preti. Certo, assaggeremo volentieri. E allora, per assaggiare questi cappelletti, però dobbiamo temporeggiare qualche istante. Li vedete quanto sono invitanti, veramente ottimi. Vi dico che c'è un odore incredibile. Aggiungiamo un filino di olio, però per assaggiarli ci lasciamo per qualche istante perché c'è la pubblicità. Quindi, signora Yolanda, torniamo tra poco, è vero? Tra poco, non andate sì, via, certo. Pubblicità. Vai.